Ditemi un po', quante volte vi è capitato che state facendo qualcosa di importante, per esempio fare il download di un grosso file da WeTransfer che un amico vi ha mandato con dei video, per esempio, oppure state, come nel mio caso, facendo l'upload di un video su YouTube e magicamente il Mac va in stop. Ecco, la connessione si stacca e di conseguenza dovete ripartire da capo. E questo è un bel dramma, giusto? E invece no, perché vi farò vedere quella che utilizzo già da un po' come applicazione sul Mac. È un'applicazione che serve proprio a questo, serve a tenere sveglio il vostro Mac. Andiamo subito a scoprirla. That's it, let's get started! Mio bel Mac. Allora, l'applicazione di cui parliamo si chiama Amphetamine, esattamente, sì, avete capito bene, come le anfetamine, perché effettivamente l'anfetamina è una sostanza naturale, appunto viene utilizzata anche in campo medico per tenere appunto sveglie le persone. È anche appunto ovviamente una droga abbastanza pesante. Comunque sia, detto questo, Amphetamine è questa magnifica applicazione che utilizzo già da un bel po' di tempo e serve proprio per evitare che il vostro Mac vada in stop mentre state facendo qualche azione importante che deve tenere sveglio il Mac, altrimenti appunto interrompe un processo. E questa è l'applicazione fatta apposta per voi. Tra l'altro, una cosa molto curiosa, qualche giorno fa l'applicazione di Amphetamine, dopo già ben 6 anni che sta sullo store Apple, cioè sul Mac App Store, è stata accusata di essere un'applicazione che invoglia all'utilizzo di droghe. Io sono sconcertato, cioè, allora, dopo 6 anni che questa applicazione è già appunto sul Mac App Store, da un giorno all'altro appunto Apple si sveglia e dice no, dobbiamo eliminare l'applicazione perché induce le persone a fare utilizzo di droghe. Veramente ridicolo. Fortunatamente appunto notiziola fresca di questa mattina è che l'applicazione rimarrà sul Mac App Store, quindi siamo tutti felici. Ci sono ovviamente anche altre alternative, si possono fare queste cose anche direttamente dal terminale, ma insomma c'è un'applicazione gratuita, appunto free, non vedo perché non utilizzarla. Andiamo subito a scoprirla assieme. Allora, una volta installata, allora, dall'App Store, ora ve lo faccio vedere direttamente all'interno dell'App Store, eccolo qua. Allora, andiamo a cercarla e si chiama Amphetamine, ok? Eccola qua, è proprio questa qua, Amphetamine, la prima che ho trovata. Una volta installata l'applicazione la troviamo esattamente lì in alto a destra, appunto assieme a tutte le altre iconcine nella tab bar. Cosa vediamo subito? Vediamo che possiamo iniziare una sessione, la sessione è proprio quella che viene definita in Amphetamine come appunto la sessione che tiene sveglio il Mac, e infatti appunto possiamo iniziare con indefinitely, significa che iniziamo la sessione e finché non torniamo sul computer il Mac rimane acceso. Possiamo decidere quanti minuti deve stare sveglio, quante ore deve stare sveglio. E qua abbiamo other time until. Cosa significa? Significa che possiamo praticamente settare quante ore e minuti questo il Mac deve stare sveglio, quindi deve stare appunto sotto effetto di anfetamine, ok? E oppure until, molto simpatico, andiamo a selezionare l'ora e fino a quell'ora appunto il Mac rimarrà sveglio e funzionante.
Qua abbiamo while app is running, quindi qua abbiamo fondamentalmente la scelta di un'applicazione, una lista appunto di applicazioni che, se appunto una di queste applicazioni è nella lista, possiamo selezionarla e finché quell'applicazione sta funzionando, ok, praticamente il computer, il vostro Mac starà bello sveglio. Poi abbiamo while file is downloading, molto simpatico anche questo, quindi finché state facendo il download di qualcosa, comunque il Mac rimarrà sveglio e potete mettere un timeout dopo appunto che il file sarà terminato, appunto il download sarà terminato. Potete mettere per esempio un minuto, 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, insomma, dopo che il file sarà appunto stato scaricato. Poi altre cose, abbiamo le quick preference che però appunto andiamo a vedere direttamente nelle preferenze. Qua, anche qua c'è veramente di tutto all'interno, cioè possiamo creare dei trigger all'inverosimile, nel senso. Allora, prima di tutto andiamo nei generali, nella sezione generale vediamo subito che il quick start session significa come vuoi che la sessione appunto di Amphetamine inizi. E per esempio qua di default è il right click, quindi il tasto destro del vostro mouse. Infatti se io clicco, vado qui in alto e clicco col tasto destro, ecco qua che si attiva l'iconcina, ok, e significa che sta funzionando, quindi significa che appunto il Mac rimarrà sveglio. Clic di nuovo per disattivarlo. E poi abbiamo dei settaggi abbastanza comuni, che sono il launch Amphetamine at login, quindi per lanciare appunto l'applicazione al login. Possiamo dirgli di iniziare direttamente una sessione di Amphetamine quando Amphetamine è lanciato, quindi quando lanciamo direttamente l'applicazione. Poi possiamo andare sulla sezione delle sessioni, appunto, e ci abbiamo le sessioni non triggerate e le sessioni invece triggerate da qualcosa. Allora, di default possiamo dire che la durata appunto di questa Amphetamine possiamo definirla. La default è in maniera indefinita e io utilizzo solitamente questa, oppure possiamo mettere che ne so, un'ora, due ore, tre ore. Solitamente, per esempio, dato che io ho una connessione veramente veramente scarsa, per fare l'upload di un video su YouTube di circa un giga ci metto più di due ore, quindi effettivamente per esempio tre ore sarebbero sufficienti. Quindi io potrei dire che quando sto facendo l'upload del mio bel video faccio trigger di 3 ore, quindi anche se me ne vado dal mio Mac, me ne vado a mangiare, faccio qualcosa, so che appunto la connessione non si stacca e continuo a caricare il video, altrimenti appunto è sempre la stessa storia. Sì, si blocca e buono, devi ricominciare da capo. È veramente un, come si dice, ditino al sederino. Ecco. Altre cose, per esempio appunto possiamo utilizzare il timer, utilizzare il system clock, eccetera eccetera, possiamo attivare o meno lo screensaver, e poi passiamo alla sezione di tutte le sessioni. Possiamo fare il lock dello screen, vogliamo dare la possibilità al Mac di fare il lock dello screen, oppure addirittura c'è questa appunto questa funzionalità molto simpatica, che è quella che ogni minuto o ogni x minuti che decidi tu possiamo dire muovi il cursore del mouse, ok, in modo tale da tenere sempre sveglio il Mac, ok, quindi anche questo è molto simpatico. Qua abbiamo tutti i trigger che non vi sto a spiegare, perché è veramente fare di tutto appunto quei trigger. Qua ci sono enable drive alive, quindi far funzionare, significa far funzionare i dischi anche quando il Mac è in stop. Poi ci sono le hotkeys, molto semplice, quindi possiamo utilizzare appunto delle scorciatoie da tastiera per iniziare e terminare una sessione. Le notifiche. Poi abbiamo l'appearance, anche qua molto molto simpatica, possiamo cambiare effettivamente l'icona della nostra app, appunto quella lì, di default arriva con questa pillolina, ok,
e possiamo scegliere tra vari appunto iconcini, possiamo addirittura aggiungere delle icone customizzate, vabbè, insomma, proprio per nerd pesanti, insomma. Addirittura mettono delle funzionalità come per esempio possiamo decidere quanti pixel ci devono essere tra le icone, appunto, prima e dopo dell'icona di Amphetamine, ma delle cose, insomma, abbastanza inutili. E poi abbiamo le statistiche, cioè per quanto tempo appunto il Amphetamine ha tenuto sveglio il vostro Mac. Si possono resettare, insomma, una cosa molto figa. È un'applicazione che dal mio punto di vista è fondamentale avere sul proprio Mac da installare, assolutamente, assolutamente. Cosa ne dite? Bella, eh? E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, sono sicuro che molti di voi andranno subito a scaricarsi questa applicazione gratuita sul proprio Mac. E detto questo, cosa vi chiedo? Come sempre, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like, commentare, shareare, bla 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 bla, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!